non da fastidio. Ecco, allora forse ce l'abbiamo fatta. L'attrezzatura tecnologica dovrebbe essere quasi a posto. E allora iniziamo questa nostra chiacchierata su, come si diceva, un pezzo di Villa Santa di qualche secolo fa. L'occasione è data anche dalla pubblicazione, come adesso ci dirà Giorgio, di un libro proprio sulla Gallarana e seguendo un po' tutto il suo percorso che va da Villa Santa fino a Carugate. Quindi insomma, tutto si svolgerà attraverso un'esposizione un po' di carattere generale di Giorgio. Io mi soffermerò sulla parte relativa al tratto di Villa Santa, mentre Ruggero ci racconterà un po' l'esperienza di quello che è stata tutta la cultura, la storia del candeggio a Villa Santa, che ha rappresentato una tradizione non indifferente per quanto riguarda le attività economiche. Quindi io iniziamo, anche perché sono forse un po' in ritardo, con Giorgio. L'altro, uso l'altro. Diamo tempo alle campane di... Ok, buongiorno. Allora, io sono Giorgio Brambilla, sono un architetto che a un certo punto della mia vita professionale ho avuto questa passione per il territorio. Quanto dura più o meno? Ok, si sente meglio così. Ok. Allora, nel 2001 con il Parco del Molgora abbiamo pubblicato un libro sulle cascine della Brianza, dei 20 comuni che facevano parte, diciamo, dell'antica pieve di Bimercate, di cui 6 erano il nucleo costitutivo di questo parco lungo il torrente Molgora. E da allora ho avuto occasione di occuparmi di piani di recupero di corti, centri storici e in particolare durante la campagna fotografica per cercare le immagini per il libro sono imbattuto in una cascina, la cascina Offellera di Agrate, da cui passa la Roggia Gallerana. Questa domenica in cui avevo trovato aperto i cancelli della cascina sono entrato, ho conosciuto il proprietario che era l'ultimo della stirpe di questa famiglia di mugnai presenti lì già dal Settecento, che mentre facevo le fotografie delle capriate, dei porticati eccetera, mi raccontava: fotografa bene quella parte lì perché fra un paio d'anni la butto giù per farci delle villette a schiera. Ci ho messo 2 anni a convincerlo a non fare questa cosa e ad affittarci la cascina per recuperarla, per creare un'attività aperta al pubblico. Abbiamo creato un ristorante con un bar estivo che si chiama La Fata Verde, che da allora è un locale che è aperto al pubblico, e così abbiamo salvato la cascina. Nell'ambito di questo... Devo dire che le campane qui hanno un bel concerto. Allora, sul filone di questa passione poi abbiamo aperto altri locali, abbiamo cercato di recuperare un mulino sull'Adda, il mulinetto, che fino agli anni 60-70 era un posto dove si andava per i matrimoni, si mangiava il pesce quando ancora si pescavano le arborelle dal fiume, però lì è andata male perché poi ci rubavano tutto di notte, era una zona troppo buia, avevamo illuminato tutto il costone della montagna ed è stato un disastro. E recentemente abbiamo invece aperto un paio di locali nel parco di Monza, l'Osteria del Dosso e il Chiosco della Montagnetta, che dopo i primi anni di avvio poi abbiamo ceduto ai gestori che voi penso conoscerete, i fratelli Barisco.
in tutta questa cosa la Roggia Gallerana ci ha molto incuriosito. Allora, prima cosa, perché appunto parte qui da Villa Santa, passava all'interno del parco di Monza, attraversava Monza, dove ancora oggi esiste la via Gallarana, poi a un certo punto arrivava a Sant'Albino e oggi corre parallela, a un certo punto ha corso parallela il canale Villoresi, per poi arrivare ad Agrate, dove c'era appunto questo mulino, e infine arrivare a Carugate, dove la roggia aveva la funzione di irrigare i campi di questi gallerani, di questa famiglia gallerani, che appunto alla fine del 400 erano praticamente al servizio del Duca di Milano. Questi signori erano dei senesi, erano dei nobili senesi. Nella guerra tra Guelfi e Ghibellini loro erano nella fazione perdente e quindi avevano dovuto rifugiarsi a Milano. Qui avevano trovato il duca che aveva dato fiducia, in particolare il padre di Fazio Gallerani era diventato l'esattore delle tasse, quindi del Ducato di Milano, e il matrimonio? Sì, c'è un matrimonio, infatti ho visto un sacco di gente vestita bene in giro. Bene, visto che il livello sonoro sta calando, proviamo a riprendere. Allora, dicevamo che, non so se si è sentito in fondo la storia dei gallerani che arrivavano da Siena. Ah, ok, comunque questi gallerani insomma arrivano a Milano alla fine del 400, dove Milano è un ducato di quelli tosti, cioè uno dei principali stati della penisola. Il Fazio Gallerani, che è quindi già la seconda generazione presente a Milano, entra nelle grazie appunto del Duca, il quale gli concede delle terre a Carugate. Quindi a Carugate questo signore costruisce una villa che ancora esiste oggi nel centro di Carugate, che si chiama appunto Villa Gallerani, e ottiene a un certo punto da Galeazzo Maria Sforza, che è quel ragazzo giovane che poi è stato, il posto di duca gli è stato fregato dallo zio Ludovico il Moro, no? Allora questo ragazzo gli concede la possibilità di creare questa roccia. Siccome nessuno poteva prendere l'acqua dal Lambro così gratis, allora hanno trovato questo escamotaggio. Praticamente il Gallerani si è comprato una fonte nel piano d'erba, quindi 24 km più sopra di Villa Santa. Questa fonte, hanno misurato quanta acqua buttava direttamente nel Lambro, lui quindi si è impegnato a buttare tutta l'acqua nel Lambro, e la stessa quantità d'acqua poteva riprenderla qui a Villa Santa. E quindi nel 1475, poi nel 1476, una seconda concessione, riesce a ottenere di poter fare questo prelievo. Costruisce la roggia nell'arco di poco tempo, appunto da Villa Santa fino a Carugate, e in questo tratto è solo un corso d'acqua che non bagna niente, cioè serve solo per portare l'acqua a Carugate, dove poi lì viene invece divisa in una miriade
di piccole roggette e derivazioni per irrigare questi campi che spaziano nel quello che oggi è il comune di Agrate, zona sud, quindi zona Offellera, dall'Offellera in giù, quindi appena sotto l'autostrada. Ecco. Quando voi passate l'autostrada venendo da Milano, prima di arrivare alla Star, a un certo punto tra Brugherio e la Star, sulla destra ecco, c'è questa zona che si chiama Cascina Offellera, che è circa 3 km fuori dal centro di Agrate. E tutta questa zona quindi è bagnata da queste acque, quindi era un tipo di coltura all'epoca molto ricco perché nella nostra zona non esisteva l'acqua, per cui chi aveva l'acqua poteva fare tanti sfalci di erba che all'epoca era più preziosa de non del grano e del grano turco. Il grano turco non c'era ancora perché l'America non era ancora stata scoperta e quindi non l'avevano ancora importato, però all'epoca si coltivavano molti grani tipo il miglio, la segale, eccetera. Ma la coltura a prato era quella più redditizia perché poi consentiva di creare un'economia basata sull'allevamento, la produzione del latte, dei formaggi, eccetera, che era tipica del sud di Milano, che adesso vi racconto un po' meglio. Allora, questa è la raccontare questa cosa ci abbiamo impiegato 4-5 anni, abbiamo coinvolto una decina di autori che sono o no soci dell'associazione Amici della Storia della Brianza o persone presenti sul territorio che conoscono queste vicende e abbiamo quindi realizzato questo libro con 10 autori di cui oggi vi presenterò una sintesi. Il libro non è ancora stato pubblicato, ne abbiamo, poi vi faccio vedere una copia campione che ci serve perché stiamo cercando lo sponsor, che caccia il grano per fare la pubblicazione, e quindi oggi vi faccio una sintesi. Però nella parte iniziale cercherò di raccontarvi quali sono le motivazioni per cui valga oggi la pena fare un libro su un argomento di questo tipo, no? Che oggi la Roggia, qui soprattutto a Villa Santa, non esiste più, però ha un senso ancora oggi parlare di queste cose. Allora, questa è la carta, una carta dell'Ottocento di un certo Raimond che fa un po' tutta il nord Italia avanti. Nel dettaglio vediamo. Ok, non torna su. Vabbè. Ok, comunque nel dettaglio della cartina noi abbiamo ricostruito tutto il percorso della Roggia che è lungo circa 10 km da qua fino alla Cascina Offellera e usando le mappe storiche l'abbiamo suddiviso in più tratti. Quindi all'interno del libro pubblichiamo queste mappe con individuato il percorso della Roggia e con a fianco una foto aerea del territorio, per cui ci sono delle zone dove oggi la Roggia non si sa più dove passava esattamente. In questo modo, diciamo, chi ha pazienza e ha voglia può andare a ricostruire proprio, ad esempio, appena esce dal muro di cinta del parco c'è una zona lì ormai è tutta costruita, si è andato tutto perso, mentre invece ad esempio nella zona di Monza, Sant'Albino, di Agrate, eccetera, lì si vede ancora proprio il tracciato. Avanti. Questa è la città di Milano perché la vicenda si intreccia su vari argomenti. Allora, la prima cosa è il rapporto con il Ducato di Milano, perché è stato grazie a questi duca illuminati milanesi che è stato possibile realizzare la Roggia. La seconda cosa è di tipo geografico, perché qui mancava l'acqua e quindi vedremo qual è la caratteristica geologica del nostro territorio. E poi quali sono stati, diciamo, le ricadute sul territorio, no? E per cui oggi abbiamo presente ad esempio Ruggero Rossi, che è un imprenditore la cui famiglia è nata all'inizio facendo appunto le operazioni di lavaggio lungo la Roggia grazie al fatto che la Roggia aveva le acque pulite, eccetera eccetera, e poi lui è l'unica azienda sopravvissuta a Carugate, a Villa Santa, che oggi è una realtà a livello internazionale. Quindi partiamo dal Ducato. Allora, il Ducato di Milano nel 1400, torniamo indietro, era molto piccolo, ancora indietro, ok, aveva quella cinta muraria che oggi chiamiamo la cerchia interna dei Navigli, quindi praticamente c'era tutta la cinta muraria e c'erano i Navigli, perché noi dobbiamo pensare che all'epoca questa cosa dell'acqua a Milano era già molto importante, per cui esisteva già per esempio la roggia della
il canale della Martesana, no? Il naviglio della Martesana. E questo naviglio era nato all'inizio per alcuni monasteri che si erano messi d'accordo, avevano preso l'acqua dall'Adda e piano piano insomma era arrivata a Milano. Alla fine è arrivata a Milano e entrava proprio in città e addirittura l'acqua circondava queste mura. Un secolo dopo, avanti, il Milano con la dominazione spagnola si dota delle famose mura spagnole di cui oggi abbiamo ancora delle tracce in giro per la città. Però vedete all'interno c'è l'ovale storico, diciamo medievale, e la cinta muraria spagnola con il castello. In questa mappa non è girata nel nord, per un certo periodo a Milano si usava mettere il castello in alto nelle mappe, poi a un certo punto hanno cominciato a girare la mappa secondo il nord, allora il castello si è spostato a sinistra. Avanti. Ecco, Cecilia Gallerani è la figlia di Fazio Gallerani, cioè quel signore che è riuscito a ottenere la concessione, il permesso di fare la roggia, era il padre di Cecilia. Erano, mi pare, sei fratelli, di cui uno avvocato, e quando il padre è morto, questa roba che il Fazio aveva ottenuto, sto permesso di prendere l'acqua, portarla, eccetera, poi lui si era costruito dei mulini, eccetera, a quelli che avevano i mulini a valle, no? Non gli andava bene, perché l'Ambro aveva un regime torrentizio, cioè oggi il Lambro ha sempre una certa quantità d'acqua, anche perché ci sono gli scarichi fognari, magari anche depurati, di tutti i comuni che vanno a finire nel Lambro. Però una volta il Lambro e soprattutto il torrente Molgora dalle mie parti, quindi nel Bimercatese, avevano dei periodi di grande riduzione d'acqua. E qui ad esempio i mulini che c'erano a Monza direttamente sul Lambro, c'erano dei periodi che proprio non riuscivano a lavorare perché non avevano abbastanza d'acqua. Quindi quando Fazio Gallerani si è costruito il punto di presa, quindi ha fatto quella specie di arco al contrario sul fiume, per cui lui l'acqua riusciva, anche se ce n'era poca, riusciva a portarsi dentro quello che gli serviva. E lui aveva capito questo business, cioè quindi uno irrigare i suoi prati di Carugate e zone limitrofe, e due costruire i mulini, perché qui in zona, cioè tra il Lambro e l'Adda, c'erano solo pochi punti dove si andava a molinare, quindi o direttamente sul Lambro, qui nella zona di Monza, oppure bisognava andare addirittura sull'Adda. Quindi stiamo parlando che i contadini all'epoca, con i mezzi dell'epoca, quindi si andava a piedi, col carretto, eccetera, si dovevano fare magari 10-20 chilometri per portare il proprio grano. Quindi lui aveva capito che facendo la roggia praticamente poteva costruire dei mulini, infatti lui subito costruisce 5 mulini, forse uno ce l'aveva già qui a Villa Santa, non è chiaro, però dagli atti notarili che abbiamo trovato facendo questa ricerca, grazie a una professoressa che aveva fatto degli studi tempo fa, viene fuori proprio che negli atti notarili delle successioni subito dopo la morte di Fazio e le generazioni successive si parla di questi mulini. Per cui ad esempio noi che abbiamo ristrutturato il mulino dell'Offellera e qualcuno mi diceva guarda che lì una volta il mulino si chiamava il mulino della Graziosa, però nessuno mi portava dei documenti. Invece negli atti di successione abbiamo trovato proprio che si parla proprio nel passaggio alla fine del 400 di questo mulino della Graziosa, perché all'epoca la cascina Offellera non esisteva, per cui la cascina più vicina, che è distante 300 metri, era quella della Graziosa, per cui per identificarlo l'avevano chiamato il mulino della Graziosa, anche perché la Graziosa era proprio di proprietà dei Gallerani. Ok, quindi nel libro poi c'è un'autrice che è una professoressa milanese che è autrice di vari libri, ha pubblicato La dama con l'ermellino con, mi pare, il Corriere della Sera, e lei ci ha fatto un bel articolo spiegando bene tutta la storia dei Gallerani, anche la composizione del quadro, i tipi di abiti, eccetera. Questa è la famosa Pala Sforzesca dove abbiamo rappresentato Ludovico il Moro, la moglie e il figlio, e questo bambinetto qua a sinistra è il figlio naturale che Ludovico il Moro ha avuto appunto da Cecilia Gallerani, che è diventata sua amante.
Gli storici si sono spesso domandato come hanno fatto a conoscersi Cecilia Gallerani e il Duca, perché i Gallerani erano dei funzionari, ma a Milano non facevano parte della stirpe dei nobili, quindi non era gente, diciamo, che frequentava direttamente la corte. La professoressa che ha scritto questo libro, nell'affrontare questo articolo, ha fatto un'ipotesi che nel libro non ha messo, ed è che quando è morto Fazio Gallerani hanno cominciato tutte le rogne legali, che quelli che avevano i mulini, la Basilica di Monza, eccetera, hanno cominciato a contestare i Gallerani questo diritto, eccetera. A un certo punto il fratello di Cecilia chiede udienza al Moro e si fa accompagnare dalla sorella, che oltre a essere carina era anche una letterata, che per l'epoca era una cosa stranissima, nel senso che le donne non studiavano, no? Per cui lei invece era una persona colta, sapeva parlare in pubblico, e quindi l'ipotesi che viene fatta è che loro si presentano a corte. C'era un giorno in cui il Duca dava udienza per tutte le problematiche e perorano la loro causa di mantenere in vita i diritti sulla loggia, eccetera, eccetera, e si presenta con Cecilia. E sembra che questo sia stato il momento d'incontro. Questo è un po', diciamo, lo scoop del nostro libro, ecco, dal punto di vista storico. Questo ragazzo si chiama Cesare ed è il figlio, e poi prosegue, vive a corte, e c'è tutta una storia sopra. Avanti. Bene, chiuso il gossip milanese, mi preoccupa questo bianco. Sparito qualcosa? Ne abbiamo un'altra di riserva, ho detto. Quando le porto sempre due, che non si sa mai che uno non si vede. Dovrebbe essere quello più facile da vedere. Ok. Ecco, se riusciamo a partire da quell'immagine lì, perfetto, ottimo. Allora, adesso ho chiuso il gossip milanese. Passiamo invece alla realtà del nostro territorio. Allora, la pianura padana, non so se in fondo riuscite a vedere, è molto semplice, è una valle. È una valle dove a sinistra, vedete, ci sono le piante più, le montagne più alte che sono le Alpi, e dal lato opposto abbiamo gli Appennini. Quindi tutta l'acqua va a finire in basso nel Po, quindi tutti i fiumi vanno da nord verso sud, più o meno. Avanti. La nostra zona, che è a nord di Milano, si trova più o meno in questa posizione. Ok, ecco, quindi vediamo le Alpi, i fiumi che scendono a valle, e a un certo punto la nostra zona si chiama Alta Pianura Asciutta. Perché si chiama Alta Pianura Asciutta? Diversamente dalla bassa pianura irrigua che sta sotto Milano, perché la nostra zona è fatta di depositi alluvionali, cioè ci sono stati tre grandi alluvioni che hanno portato questa grande massa di detriti a valle, però il fondo è argilloso, quindi impermeabile. Quindi a un certo punto cosa succede? Ai piedi dei monti, no? L'acqua comincia a scendere in profondità e poi scende, poi la lente di argilla risale e più o meno in corrispondenza di Milano l'acqua ritorna fuori. Quindi nella zona di Milano abbiamo i fontanili. Voi sapete che nella zona, non so, di Melzo, da Binasco, quelle zone lì, fate un buco, trovate subito l'acqua, no? Milano stessa una volta aveva l'acqua che affiorava dal terreno. E quindi lì cosa è successo? Nel 400 i monaci cistercensi, che sono i primi dopo gli anni bui dei barbari, eccetera, che cominciano a rialzare la testa, cosa fanno? Capiscono che irregimentando l'acqua possono coltivare i terreni e quindi cominciano a coltivare facendo tutte queste regolazioni delle acque.
A nord di Milano invece l'acqua non c'è perché è profonda, cioè qui da noi, non so, ad esempio ad Agrate l'acqua si trova a circa 15 metri di profondità, 14-15 metri, e noi siamo abbastanza vicino a Milano. Però se saliamo ad esempio a Bernareggio, ecco, a Bernareggio abbiamo una profondità d'acqua a circa 40-50 metri, quindi una volta scavare un pozzo era cioè una roba bella tosta, no? Quindi riuscire ad andare a prendere l'acqua. Quindi nella nostra zona le cascine hanno una caratteristica completamente diversa. Avanti. Allora, noi abbiamo tutta la pianura padana, quindi abbiamo una fascia che vedete ad arco qui righettata, che è questa alta pianura asciutta, che quindi parte dalla zona, diciamo, del Piemonte e arriva fino in Veneto. E nella zona qui sopra Milano, noi siamo proprio in questa fascia. Quindi a un certo punto, quando lo Stato, c'è la pace, si cominciano di nuovo i nobili, hanno dei soldi da investire, eccetera, devono scegliere dove investire. Allora, a sud di Milano i monaci hanno fatto imparare a irrigimentare l'acqua e quindi fare un'agricoltura abbastanza redditizia. E quindi i grossi capitali milanesi, cioè tutti i nobili normalmente abitano a Milano e hanno proprietà un po' da tutte le parti, no? Allora, chi ha proprietà a nord e a sud sceglie di fare gli investimenti a sud, quindi grandi cascine, dove si mette un capo a governare la cascina, che si chiama Fittavolo, e questo capo è lì dalla mattina alla sera e comanda tutti. Quindi si costruiscono delle grandi stalle e ci sono questi grandi prati irrigati dove si fa molto sfalcio. Tutti si alzano la mattina e c'è qualcuno che gli dice che cosa devo fare. Nell'alta pianura asciutta invece gli investimenti sono più ridotti perché rende meno. Però si cominciano a costruire delle piccole cascine. Avanti. Ecco, c'è un libro di un professore del Politecnico che spiega bene questa cosa. Quindi a sud di Milano grandi cascine con magari dentro la scuola, la chiesa, i dormitori per le persone che venivano a lavorare in una certa stagione, gli avventizi stagionali, eccetera. Alta pianura asciutta, cascine di media dimensione, che è la nostra zona, e alta invece zona collinare, piccole cascine, cioè cascine dove addirittura magari c'è una sola famiglia e i fabbricati magari di fianco hanno le stalle attaccate alla cascina, che è la forma arcaica che c'era all'inizio un po' dappertutto, che da noi in alcuni casi è sopravvissuta. Avanti. Ad esempio a Caponago ancora c'è una cascina che oggi troviamo solo invece in collina, che è fatta da una casa con a fianco una stalla. Ecco, questa era la tipologia che era facile trovare ancora nel Settecento. Cioè qui da noi, diciamo, il grosso incremento demografico c'è stato nel Settecento e nell'Ottocento. Quindi da un lato la prosperità economica data da una serie di fattori socio-economici, il miglioramento delle condizioni igieniche per cui la gente moriva di meno, e quindi queste famiglie che si ingrandiscono e quindi hanno bisogno di più spazi. Quindi tra l'inizio del Settecento, dove troviamo nelle mappe tante cascine piccolette così, alla fine dell'Ottocento, dove le cascine diventano prevalentemente a corte e dove le case caratterizzano per il fatto che le stalle, si comincia a capire che le stalle è meglio tenerle un po' staccate dalla casa, no? Per una questione igienica. Quindi le stalle cominciano avanti a finire, ad esempio, davanti, alla fine dell'Ottocento in particolare. Ad esempio ad Arcore c'è un costruttore che si chiama Rienti, che ha fatto tutto un librettino eccetera per spiegare come faceva lui a costruire, che dice appunto le nuove norme igieniche ci consigliano di fare le stalle separate, però nella fase intermedia le stalle magari vengono messe magari sul fianco, no? A sinistra e a destra della cascina. Avanti. Ad esempio la cascina più famosa del nostro territorio e anche più importante dal punto di vista storico e stilistico è la cascina Cavallera di Oreno, quella che vedete sulla strada della Pagani, no? Ecco, dopo la Pagani sulla sinistra c'è la cascina Cavallera. Ecco, questa è un'immagine scattata in un volo aereo della RAF
negli anni 30, cioè prima della, tra la prima e la seconda guerra mondiale, la RAF aveva fatto un rilievo a tappeto di tutte le nostre zone, prima ancora che cominciasse il nostro istituto geografico militare, che ha invece i rilievi dalle nostre parti degli anni 54-55. Questi voli invece degli anni 30 sono pazzeschi, perché si vedono tutti i gelsi, cioè sono voli, invece quelli dell'IGM sono stati fatti ad alta quota, quelli invece della RAF erano a bassa quota, per cui avevano un campo limitato, però si vede tutto. Adesso vediamo l'immagine successiva, e dalle nostre parti si vede che tutte le cascine erano così, cioè c'era la cascina con dentro i gelsi all'interno della corte, e poi tutti i terreni a fianco avevano questi filari di gelsi. Il gelso è una coltura che nasce, dicono che Lodovico il Moro sia uno di quelli che ha spinto molto per portare i gelsi, e poi c'è la storia del nome, che lui assomigliava a Murone, eccetera. Ok, comunque da noi l'economia del bacco da seta era un'economia ricca, era una delle poche cose che faceva sì che i contadini avessero dei soldi in tasca. Cioè normalmente i contadini avevano queste case in affitto, dove l'affitto anticamente lo pagavano in natura, cioè loro gli veniva dato un campo di una certa dimensione, la metà della coltivazione, del raccolto, veniva dato al padrone per pagare l'affitto. Poi la cosa si è evoluta, a un certo punto, quando è arrivato il grano turco, il contadino poteva sulla sua metà seminare quello che voleva, sulla metà del padrone seminare invece il grano per fare la farina bianca con cui si faceva il pane bianco, che poi si vendeva in città a Milano, che era la cosa che dava reddito. Invece con il mais facevano la farina per poi fare la polenta, che era quello che mangiavano loro, quindi quello non lo vendevano, lo consumavano in proprio. I gelsi invece erano l'unica cosa che producevi un qualcosa, il bacco da seta, che veniva venduto, e che alla fine alla famiglia non c'era solo lo scambio di merce, cioè gli entravano fisicamente dei soldi, no? Per cui a Milano i gelsi erano soprannominati, cioè la coltura dei gelsi, l'oro bianco, no? E nella nostra tradizione, quando si raccoglievano i bacchi da seta, un modo per dire che si fanno dei soldi è tacatai galette. Okay. La cascina cavallera quindi era una cascina tipica di questo settore. Era stata però costruita nel Cinquecento da questo Ottaviano Gallarati Scotti, che era un cavaliere dell'Ordine di Malta, per cui il nome cavallera è per il fatto che erano appunto cavalieri dell'Ordine di Malta. E sembra che a quell'epoca ci fosse nella nostra zona un grande architetto, Pellegrino Tibaldi, che stava facendo il Duomo di Monza, per cui a Oreno c'era una cava di argilla in cui si producevano mattoni, c'era una piccola fornace, e sembra che i mattoni di Oreno siano quelli che siano stati usati per costruire il campanile del Duomo di Monza. Qualcuno suppone che questo Pellegrino Tibaldi, che quindi faceva fare i mattoni a Oreno, avesse conosciuto gli Scotti, che gli avessero dato l'incarico di disegnare questa cascina, perché appunto ha una forma particolare. La cascina inizialmente è solo il corpo centrale con le stalle ai lati, a sinistra e a destra, poi negli anni diventa quello che vediamo noi, quindi il corpo di fondo lungo circa 100 metri, tutto di abitazioni, due corpi laterali con le stalle e poi la chiusura con il muro di cinta. Qualche anno fa, purtroppo la proprietà di questa cascina è di una contessa che abita a Venezia. Oggi la famiglia, una volta si chiamavano Scotti, adesso si chiamano Gallarati Scotti, però sono ancora loro i proprietari sia della cascina, ma soprattutto di tutto il terreno circostante, perché stiamo parlando di 1 milione di metri quadrati di terreno, quindi tutte le aree che vedete lì attorno sono tutte di proprietà ancora della contessa, mentre invece un altro ramo della famiglia possiede ad esempio la villa Gallarati Scotti, che è quella villa che c'è nel centro di Oreno, che adesso è gestita da una società francese che fa praticamente un albergo per convention, cioè voi non potete andare nell'albergo per stare 2 giorni, ma ci potete dare
Gari si è organizzata una convention con 50 persone, loro vi ospitano, c'è la sala conferenze, c'è il ristorante, c'è tutto. La contessa Maria Luisa Gallarati Scotti qualche anno fa ha deciso di buttare fuori tutti i propri abitanti, e a questo punto, quando escono gli abitanti, quando piove giù da una tegola, non c'è più nessuno che va su a ripararlo, no? E quindi le cascine disabitate sono un disastro, degradano immediatamente. Nell'arco di pochi anni abbiamo assistito prima al crollo del lato destro delle stalle e poi al crollo del lato sinistro. Allora noi abbiamo organizzato come associazione Amici della Storia della Brianza una petizione, abbiamo raccolto nell'arco di un primo mese 500 firme, le abbiamo presentate al nuovo sindaco di Vimercate Sartini, e poi abbiamo incontrato la contessa e abbiamo detto: c'è il sindaco nuovo, contessa, sappiamo che lei c'era su con i vecchi che non le hanno fatto fare il campo da golf che voleva fare, che così vendeva tutto e lì ci facevano il campo da golf con la clubhouse nella cascina e poi facevano le villette, facevano tutta l'operazione eccetera, lì c'era la morte con l'amministrazione, però adesso il sindaco è cambiato, lui non c'entra niente, non so, vedete, di parlarvi, di trovare una soluzione. Sono passati 2 anni e non è successo niente, quindi adesso andremo alla carica un'altra volta, è quello che faremo nel 2020. Ecco, purtroppo questo è come è oggi la cascina. Avanti. E qui è questa struttura dove vediamo tutte le cucine, le stalle, eccetera. E questa cosa della cascina fatta così, mi preme raccontarlo anche se oggi parliamo della Roggia Gallerana, no? Perché si capisce come si viveva da noi, compreso a Villa Santa. Cioè da noi la gente abitava in questa maniera. Aveva a disposizione una cucina al piano terra, una stanza per dormire al primo piano, che non era collegata come in altre regioni d'Italia con una scala interna, ma c'era una scala condominiale, normalmente nel mezzo o ai lati, da cui quindi uno usciva dalla propria cucina, prendeva la scala, faceva il ballatoio e entrava nella camera al primo piano. Poi di fronte a ogni cucina corrisponde una famiglia contadina. Ogni famiglia contadina aveva poi una stalla, in questo caso vedete molto bello ordinato, e poi avevano anche dei piccoli depositi, perché questa è una cascina importante. Quindi cosa voleva dire? Che qui da noi il fittavolo era una figura che esisteva, cioè la mediazione tra il proprietario e coso, c'era questa figura, no? Però non era uno che abitava in cascina, ma era uno che venivano a riscuotere l'affitto, a controllare le coltivazioni, controllare che i gelsi non morissero, eccetera, ma ogni famiglia era una piccola impresa, per cui qui da noi dal Settecento c'è stata un'abitudine mentale a essere una piccola impresa. C'è stata una rivista giapponese negli anni 80 che ha fatto una ricerca per cercare di capire come mai in Brianza ci sia stato questo fenomeno della microimprenditoria, perché loro interessava studiarlo a livello universitario, capire questa cosa. Alla fine hanno pubblicato un articolo dove hanno detto che questo sistema della conduzione con le cascine plurifamiliari, dove ogni famiglia era una piccola impresa, è stato quello che ha forgiato le menti, per cui quando uno ha potuto nel dopoguerra, cosa è successo nel Novecento? Nel Novecento le famiglie, allora innanzitutto c'è stato un boom demografico, per cui si è cominciato ad esempio a costruire le cascine addirittura a 3 piani, che prima non erano mai state fatte. Le prime cascine a 3 piani si cominciano a costruire intorno al 1880-1890. Cosa vuol dire? Che invece di avere una camera se ne facevano 2, perché la famiglia non era più composta solo da contadini, ma cominciavano a esserci una parte della famiglia che andava a lavorare nelle industrie, no? Per cui ad esempio ad Agrate mio nonno partiva a piedi e si faceva 6 chilometri per arrivare a Monza a lavorare all'Esenberger. Quelli che stavano bene all'epoca avevano la bicicletta. Comunque il reddito della famiglia contadina diventa un reddito misto, uno da produzione, quindi abbiamo il capofamiglia che fa ancora il contadino, poi magari uno o più figli, e altri figli che invece cominciano ad andare a lavorare fuori, vanno a lavorare fuori e imparano un mestiere. Quindi, quando nel dopoguerra c'è stato, per nostra fortuna, il piano Marshall, che quindi gli americani hanno cominciato a cacciare il grano per fare che l'Italia si tirasse su,
e la Germania anche, perché avevano preso la bastonata dalla prima guerra mondiale, cioè gli americani avevano vinto la prima guerra mondiale, avevano obbligato i tedeschi a pagare le spese di guerra, no? Per cui i tedeschi, che erano una potenza industriale enorme, i tedeschi, i belgi, i francesi poco, soprattutto i tedeschi, si sono trovati totalmente indebitati, per cui loro hanno perso la prima guerra mondiale, hanno riattivato l'industria, però a un certo punto erano strozzati da sti debiti che dovevano pagare agli americani, agli inglesi, una cosa e l'altra, e alla fine è nato il nazismo, per cui poi questi si sono riorganizzati però in chiave di riconquista del mondo. Allora nel secondo dopoguerra gli americani hanno detto questo errore non lo dobbiamo più fare, quindi dobbiamo portare invece la democrazia, aiutare i popoli a risollevarsi, e quindi qui da noi è arrivato il famoso boom degli anni 60. No? E quindi questi nostri genitori, zii, nonni, eccetera, si sono trovati che si era in piena espansione, per cui chi era capace di fare un mestiere, cosa ha fatto? Ha cominciato a fare magari qualche lavoro nella stalla o in un sottoscala, eccetera, poi hanno cominciato a costruire le case, c'erano i box, eccetera, e piano piano questa cosa è montata e fine abbiamo creato un tessuto imprenditoriale importante. E questa è la piccola storia, diciamo, della Brianza. Ritorniamo alla Roccia Calderano. Stiamo un po' divagando, avanti. Ok, questo qua è il percorso della Roggia raccontata appunto nell'Ottocento, cioè il fatto che la Roggia Gallerana sia l'unica riportata in questa mappa in modo così significativo dà l'idea dell'importanza che aveva, diciamo, per chi doveva fare le carte, perché ad esempio qua di fianco corre la Roggia Ghiringhella perché per esempio non è evidenziata. Avanti. Questa è la pieve di Vimercate, quindi con il torrente Molgora, dove si vede che appunto non c'erano rogge, non c'era niente, avanti. E questa invece è la situazione che abbiamo a sud della Cascina Fellera Carugate, vedete questo reticolo di rogge e roggette che andavano a irrigare i campi. E quindi andavano a modificare in qualche modo l'economia tipica della zona, no? Avanti. Ecco, questo è lo schema tipico di come si fa un mulino, quindi c'è un corso d'acqua, normalmente un fiume, c'è una presa, a questo punto si crea una roggia molinara, quindi una roggia che ha una quantità d'acqua controllata che serve giusta per far muovere il mulino. E quindi questo è un esempio che ad esempio qui c'è, non so, per i mulini asciutti, ecco, cioè l'acqua esce e poi dopo ritorna nell'ambro subito dopo. Quindi Fazio Gallerani, praticamente la sua idea imprenditoriale incredibile è il fatto che lui ha creato questa roggia, però anziché essere lunga 500 metri, era lunga 10 chilometri e anziché mettere un mulino ce ne ha messi 5, quindi aveva tappezzato la zona di mulini che quindi servivano a tutto il territorio. Questa è una mappa, diciamo, del Brenna della metà dell'Ottocento in cui ci sono evidenziati, vedete, qua c'è il mulino della Santa, poi ci sono i due mulini di Monza che sono il mulino della Caccia e il mulino San Michele, oggi c'è ancora la via San Michele lì nella zona dove passa la ferrovia, via Libertà, ecco, a destra c'è la via Gallarana, a sinistra invece subito dopo il sottopasso lì c'è la zona mulino San Michele. E poi si passava da Sant'Albino e alla fine si arrivava dove appunto anche lì c'era un altro mulino, che è questo, e poi Cascine Bastoni, il mulino, e poi questo è quello della Cascina Fellera. Questo è il mulino della Cascina Fellera, che è l'unico di questi cinque mulini di cui abbiamo una foto di quando era ancora in funzione, avanti, ed era un mulino a tre ruote. Questo invece è l'edificio sulla sinistra del mulino della Cascina Bastoni, quindi il quarto in ordine di coso, e sulla destra vediamo invece una tessitura. Quindi lungo il corso della Roggia furono create queste attività imprenditoriali, quindi i mulini, i lavandai e anche una tessitura che lavorò per alcuni anni lì appunto a Sant'Albino. Avanti.
Questa è l'immagine della cascina sempre di Sant'Albino, si vede l'edificio della tessitura a tre piani proprio lungo il corso della Roggia e quindi con la forza dell'acqua, perché lì appunto c'era un salto, perché il mulino si può fare dove c'è un salto, no? Cioè noi quando abbiamo trovato i documenti che era Cascina Graziosa, c'era questo mulino della Cascina Graziosa, ma la Cascina Graziosa non ci poteva essere un mulino perché non c'era il salto, lì era piano, mentre invece alla Cascina Offellera c'è il salto di circa un metro e mezzo per far muoverla. Ecco, quindi quello che ha portato ad esempio la Roggia è che normalmente si lavava in questa maniera, quindi in ginocchio, per terra, eccetera, avanti. Qui ad esempio a Villa Santa invece si è cominciato a lavorare nei tini, poi magari ce lo racconterà meglio Ruggero. Cioè, sembra una stupidata, però io non l'ho visto da tante altre parti questa cosa, cioè di lavorare in piedi senza la schiena piegata, avanti. Poi questi, ci sono dei documenti che dicono che allora una delle migliorie, per esempio, è dotare la zona del lavaggio con la tettoia, no? Per cui ad esempio c'è una delibera del Comune di Monza che dice il lavatoio tal dei tali, viene fatto questo investimento per mettere la tettoia, così le lavandaie potevano lavorare anche quando pioveva. E questa è appunto l'immagine, ad esempio, del lavatoio che c'era a Sant'Albino, dove lì, invece di avere i tini, lì avevano un lavatoio a pozzo, cioè praticamente avevano un cunicolo dove più lavandaie, una a fianco all'altro, potevano lavorare stando in piedi con la pietra a contatto con la cosa. Ecco, mi raccontavano nel libro, c'è un signore che dice che le lavandaie ogni tanto gli scappava qualcosa e allora dovevano fare tutta una corsa per andarsela a prendere. Questa è la Roggia, come, ecco, la Roggia a un certo punto è morta, cioè gli anni 60 hanno portato il benessere, però hanno portato anche un sacco di stupidate, che tutti hanno cominciato a buttare nella Roggia qualunque tipo di scarico, no? Per cui ad esempio sulla Roggia Ghiringhella con Corezzo c'era uno che faceva il lavaggio della biusecca, no? Che praticamente faceva la pelle, prendeva l'intestino e faceva la pelle che serviva poi per fare i salami, eccetera. Questo qua lavava la biusecca un giorno alla settimana, quando la lavava tutto andava nella Roggia e allo Ferrera gli arrivava l'ondata rossa. E quindi a furia di queste stupidate qua hanno deciso a un certo punto di tombinare la Roggia. Nel frattempo era stato costruito il canale Villoresi, ricordate, il canale Villoresi è stato costruito alla fine dell'Ottocento, quindi passava a fianco della Roggia, ma la Roggia era lì da quattro secoli. Quando arriva il canale Villoresi però è ovvio che la portata d'acqua è maggiore, tutto più semplice, allora si dice allora chiudiamo la Roggia che ha tutti questi problemi, la tombiniamo, la proprietà è stata acquisita dai comuni, dai privati, insomma, è un bordello, e quindi oggi non troviamo più tanto traccia del percorso della Roggia. Però la Roggia sopravvive a sud del Villoresi, quindi dalla cascina Offellera c'è la diramazione del canale Villoresi, e quindi la Roggia esiste ancora ed è ancora oggi utilizzata per irrigare i campi. La struttura del libro quindi è impostata così, partendo dal piano d'erba, avanti, adesso scorriamo velocemente, si vede qui la zona del lago di Pusiano dove c'era cosa, la storia di Cecilia Gallerani, la damma con l'ermellino, il punto di presa dell'Ambro di Guido Battistini che poi ci parlerà lui, avanti. La Roggia e l'industria della Sbianca, che è il capitolo fatto da Ruggero. Poi abbiamo il tratto di Monza, e c'è anche un particolare che ad esempio pochi sanno, che lì dove c'era casa cantoniera, il muro di cinta del parco non era fatto così, ma faceva una curva, per cui a un certo punto per rettificare la via è stato ristretto il parco. Nel parco troviamo ancora tracce della Roggia. Ecco, questo è il fossato che c'è ancora all'interno del parco e abbiamo ancora il punto di uscita nel muro di cinta dove la Roggia usciva e andava in quel quartiere dove oggi c'è Via De Marchi, quella zona lì. Ecco, poi a un certo punto passava sotto la ferrovia. Queste appunto nel libro abbiamo queste mappe che fanno vedere sulla carta storica e poi a fianco le foto. Poi c'è il tratto di Monza che ha fatto Dante Galimberti, i lavatoi ai mulini, il tratto di Sant'Albino, Cascine Bastoni, e la Cascina Offellera e tutte queste cose qua che potrete vedere. E poi il Museo del Mulino dell'Offellera, che tra l'altro apriamo il 29 con ville aperte, se volete venirla a vedere, dove ci sono tutti questi documenti storici, ci sono anche dei video con le interviste ai mugnai. Bene.
ricordato. Non va bene, allora usiamo questo qua, vediamo l'ora di fare adesso uno zoom su quello che invece è la realtà villasantese, cioè che cosa da tutto questo poi è arrivato e successo a Villa Santa. Vediamo di... Dopo questo excursus molto ampio di Giorgio, diamo un primo insomma, inquadramento storico di come mai, di perché sono arrivate qui da noi queste rogge. Come poi accennava prima anche Giorgio, tra il 300 e il 400 tutta la regione della pianura padana del Milanese vive una fase di grande sviluppo dell'agricoltura, sorretta soprattutto dalla realizzazione di alcune opere infrastrutturali veramente lungimiranti per il tempo. Si parla di cose del Naviglio Grande, del Naviglio della Martesana, del Naviglio Pavese, del Naviglio di Bereguardo, opere che per il tempo veramente notevoli, che fanno della pianura padana in quel tratto tra il Ticino e l'Adda veramente una delle province più ricche di tutta Europa, sia dal punto di vista agricolo ma anche dal punto di vista industriale. Dunque, in questo panorama, nell'ambito di questa riscoperta della cultura dell'acqua, no, nel Milanese, che vengono realizzati insieme a queste grandi opere infrastrutturali anche tutta una serie di piccole opere minori, no, tra cui queste rogge, che spesso prendono il nome la famiglia che o il personaggio che le realizza, e quindi tutto il territorio al di là di queste grandi opere è ricoperto da questa fitta serie di piccoli canali o rogge. In qualche modo le rogge, la Gallarana, la Gheringhella, sono la risposta villasantese ai navigli milanesi. Loro hanno i navigli e noi ci facciamo le rogge. Questo è un po' per al di là del paragone un po' forzato, ma per far capire che l'arrivo di queste rogge a Villa Santa si inquadra in un fenomeno storico più importante e significativo, la rinascita della grande agricoltura su tutta la pianura, soprattutto in quella bassa, ma anche un po' anche qui tra nella pianura alta asciutta. Quindi siamo parte, no? Anche il nostro territorio è coinvolto da questo importante fenomeno storico, che adesso mi devo trovare eccolo qua. Qui è una cartina che riprende un po' il percorso della Gallarana, ma l'abbiamo già visto prima con Giorgio. Ci tenevo invece a farvi vedere quest'altra cartina, che è del 1620, e che in modo un po' più approssimativo ci descrive, no, il percorso della Gallarana. Ecco, lo vedete, insomma, è questo segno, no, che finisce con questa biforcazione presente nella roggia, che va da una parte a Caponago, dall'altra a Carugà. Vedete, parte da sopra della Santa, qui è un po' troppo sopra, infatti la cartina è ancora un po' approssimativa, però no, è anche significativa perché è la prima cartina, siamo nel 1620, che riporta un toponimo che insomma, ci ricorda qualcosa, cioè la Santa, per la prima volta appare qui indicata su una carta topografica. Vediamo però allora più nel dettaglio, no, che cosa e dove passava questa nostra roggia qui a Villa Santa.
Questa è la cartina che disegna un po' nel complesso quello che era l'insieme di tutto il reticolo delle rogge che attraversavano Villa Santa. In particolare, chiaramente, insomma, si addensavano nell'area ovest, vicino, insomma, all'Ambro, e già da questa si può notare come siamo in presenza di un disegno abbastanza fitto di queste rogge sul nostro territorio, e si realizza ancora di più questa visione, che io non riesco, ecco, da quest'altra invece cartina. Ecco, qui siamo alla metà dell'Ottocento e si può vedere, dando già un primo scorcio, la scorcia insomma generale, di come, no, il reticolo di queste ecco, il reticolo di queste rogge sia estremamente fitto e complicato. Non si potevano fare un 100 metri senza imbatterci in qualche modo in una di queste rogge o di questi anche fontanili. Non c'è un mouse, non si riesce a farlo girare, scusate. Vediamo allora dove passava un po' più in concreto questa nostra Roggia Gallarana. Che non si vede dove, non si riesce a... Allora, partiva la bocca della Roggia Gallarana, era dove? Nella località Sesto Giovane, che è al confine proprio con Corezzo, con Arcore, scusate, e vedete qui, adesso io non c'è, questo è, vedete, il punto di presa della Roggia Gallarana. Questa è la strada che dall'Ambro porta alla Cabianca, qui passa la Viale della Vittoria, se riesce. Ma si vede dov'è la... Non si vede la... Il momento di fare gli applausi. No, se non si riesce a... Non si trova la freccia. Ingrandire un po', sì, per vedere, ecco, meno così, e poi si torna indietro. Meno così, e poi con questo. Allora riproviamo, si parte da un punto di presa e qui, come si diceva, in fondo questo qui è proprio il punto di presa, vedete? Questo è Sesto Giovane, la località di Villa Santa, dove c'era il mulino, poi ne parliamo. Questa è la strada che porta di Sesto Giovane, porta alla Cabianca. Questa è invece la strada che è sempre
si chiama Mulino Sesto Giovane, che poi diventa Via Toti, qui più sotto c'è il CIM, ecco, quindi è lì dove nasceva questa nostra roggia. Seguiva poi in qualche modo tutto il percorso, un parallelo in qualche modo seguiva poi il percorso quasi parallelo dell'Ambro, passava per la Cascina Casotto, vicino anche qui alla cascina della Villa Vecchia, e poi si avvicinava, sempre seguendo l'Ambro, alla parte del nucleo storico di quello che era l'antico borgo della Santa, per poi piegare verso sud, entrare nel parco e, come si diceva, poi all'altezza della cantonata di girare verso est, dirigendosi verso la meta finale che era Carugate. Dovendo allora entrare un po' più nel merito della storia di questa Gallarana qui a Villa Santa, siamo nel contesto di un festival della geografia, quindi cerchiamo di capire, di collegare, insomma, la presenza di questa realtà, ma non solo della Gallarana, dell'insieme di tutte queste canalizzazioni, no, irrigue di Villa Santa, per capire quali sono state le conseguenze, le ricadute dal punto di vista geografico e delle geografie che ha avuto su questo nostro territorio. Ci soffermeremo essenzialmente su tre punti: l'impatto che ha avuto sul disegno morfologico del nostro borgo di Villa Santa, l'impatto che ha avuto dal punto di vista economico e l'impatto anche dal punto di vista ambientale. Riguardo alla prima questione, il primo dato, la prima incidenza che possiamo realizzare dal passaggio di questa roggia a Villa Santa, ecco, se ci soffermiamo su quel tratto, vedo che lambisce proprio il nucleo storico dell'insediamento del borgo della Santa, vediamo che ci troviamo di fronte a una situazione, anche qui richiamando a paragoni magari un po' eccessivi, distinguono tra una rive gauche e una rive droite, cioè una riva destra e una sponda sinistra. Vedete quell'insieme di quella filare di corti, no, che si susseguono e che poi hanno costituito lungo qui via Confalonieri, via Mazzini, no, l'insediamento storico originario di Villa Santa. Queste si adagiano proprio a ridosso del corso della nostra roggia Gallarana. Da un lato affacciavano sulla parte principale, sulla via, qui la strada maestra che portava a Lecco, e sulla parte posteriore invece si appoggiavano proprio al corso della roggia. Nella parte posteriore c'erano anche le uscite posteriori che scavalcavano poi la roggia con, vedremo, degli strumenti più o meno, insomma, rudimentali, per accedere poi a quello che era il territorio, i terreni retrostanti. Quindi in qualche modo il disegno, no, urbano che il Borgo della Santa assume, siamo appunto nel 400, nel fine 400, inizio del 500, è disegnato proprio dal passaggio di questo piccolo corso d'acqua. Da una parte, sulla riva sinistra, si sviluppa tutto l'abitato di Villa Santa, sulla parte invece destra resta tutto aperto. Anche perché in questo tratto il corso della Gallarana segue la cosiddetta famosa Costa della Santa. Che cos'è, perché tuttora esiste, la Costa della Santa? Costa è un termine ricorrente, no? Un toponimo ricorrente un po' in tutta la Brianza. La costa rappresentava quella cresta, no, che delimitava da una parte il piano, e qui siamo sulla sinistra, tutto il piano più alto della campagna, e dall'altra parte invece la zona più incavata, segnata dal passaggio di Lavante, del fiume, in questo caso del fiume Lambro.
Non a caso, se voi, no, seguendo anche qui il corso della Gallarana, quindi sono la strada Nave Mazzini via Confalonieri, tutti i terreni, tutte le strade che sono a destra di questa linea sono in discesa. Se voi ci fate caso, è tutto uno scendere verso il Lambro. No? Ed è quello era il segno della cosiddetta costa, la costa della Santa. Ed è il segno che proprio poi viene attraversato, viene segnato in modo deciso dal passaggio della Gallarana, che quindi segna il disegno urbano storico di Villa Santa. Un disegno che si è ormai perso, veramente, o perlomeno rimasto solo andandoci a studiare un po' più in dettaglio, comunque storicamente, ecco, la presenza della Gallarana già da questo punto di vista ha determinato una particolarità, un adagiarsi, un disegno del territorio urbano, in questo caso di questo tipo. L'altro aspetto, no, qui si diceva, per capire qual è stato l'impatto della Gallarana sulle geografie del nostro territorio, è, come si diceva, quello economico. Da questo punto di vista ci parlerà meglio qui Ruggero, no, perché è chiaro, è stato già evidente, no, da quanto detto, che la presenza delle acque in generale ha rappresentato un fattore di vantaggio non indifferente per il territorio, sia dal punto di vista dell'agricoltura, sia dal punto di vista prima dell'artigianato, poi della manifattura, poi dell'industria. E quindi siamo stati indubbiamente fortunati al poter godere di una ricchezza così forte di acqua. Ma ecco, ci tenevo, insomma, a far notare come non dobbiamo aspettare seconda metà del Settecento o l'Ottocento con la nascita delle prime sbianche e poi delle candeggi, eccetera. Ma già, siamo già quindi nel Cinquecento, no? Già gli effetti economici, insomma, di questa Gallarana cominciano a farsi sentire anche a Villa Santa. E proprio dei primi del Cinquecento la costruzione sempre da parte dei Gallarani del mulino della Santa sulla Gallarana. Gallarani mettono subito a frutto, no, questa loro risorsa infrastrutturale della roggia, non solo per portare acqua ma anche per realizzare i mulini. I mulini erano ai tempi le strutture che più redditizie, insomma, più ancora dell'attività agricola, permettevano ai proprietari dei mulini di godere di una rendita non indifferente, e quindi una delle prime cose da fare era realizzare il mulino. Ed erano anche per i tempi le prime manifatture, no, ma più importanti, che creavano quindi su tutto il territorio ricchezza e molto movimento. Il nostro mulino della Santa nasceva dove? Questa è via Garibaldi, questa è via Mazzini, via Confalonieri, praticamente a ridosso questa è via Sauro, dove attualmente c'è un palazzo, lo cosiddetto, insomma, Santo Lorenzo, insomma, ed è sopravvissuto, come vedete qui nella foto di fianco, fino agli anni 60 del Novecento. Qui purtroppo si vede poco, ma qui passava la roggia Gallarana già intubata. Qui si nota ancora un impianto dove poggiavano la ruota del mulino, no? Ma è tutta questa parte di Villa Santa che è ormai scomparsa. Però ecco, questo per renderci conto di come, no, la Gallarana non è passata in vano qui sul nostro territorio, ma ha lasciato, no, delle tracce significative anche proprio dal punto di vista economico. C'è poi un po' l'ultimo aspetto, che forse quello che è un po' più, insomma, interessante e significativo, e cioè quello ambientale. Che cosa voglio dire con questo? Che la presenza, no, di tutte queste acque in Villa Santa, che
ci ha fatto parlare di Villa Santa come una terra d'acqua, no? Non solo di vino, perché qui poi era tutto vino, tutto uva, no? Ma anche di terra d'acqua, voleva dire anche il disegno, no, di un paesaggio, di un territorio estremamente, insomma, particolare. Era una situazione in cui esisteva una stretta, insomma, simbiosi tra terreno, acqua e urbanizzazione. C'era una armonica disposizione tra e rapporto tra acque, le case, l'edificato e il territorio agricolo circostante. Un paesaggio, una realtà abbastanza unica nel panorama brianzolo, che, come abbiamo detto, era scarso, no, di acqua. È difficile, al di là del Lambro, trovare grandi altre situazioni di questo tipo. Quindi, ai tempi, possiamo dire, i nostri concittadini potevano godere di un ambiente naturale particolare e unico. Adesso è difficile, no, andare a rendere un po' un'idea di questa situazione. Abbiamo qualche foto che dell'epoca che ci aiuta un po', no, a renderci conto di che cosa, di qual era la situazione. Vedete, questo è uno degli scavalcamenti, come si diceva, del un po' rudimentale, insomma, dice molto poco sicuro, mi sembra, poi, che caratterizzava il retro, no, di tutte quelle corti che si affacciavano invece lungo qui il corso principale di Villa Santa. Vedete come le case erano proprio a ridosso dell'acqua, no? Quindi una condizione, anche qui ricorrendo a paragoni estremamente azzardati, era una piccola Venezia, no, in questa situazione di sì, e qui c'erano anche vedete qui questo scavalcamento in questo ponte era già decisamente più dignitoso e anche più, insomma, di qualità, disegnava già un arredo urbano di tutt'altro tipo. Questa è proprio, qui passava la via Sauron, qui è il Molteni attualmente, c'era, ecco. Poi vediamo un po' di altre cose. Queste erano le famose ipret, cioè dove cioè la Gallarana incrociava il torrente della Molgorana, eh? Dietro la Corte dei Morti, la Corte dei Morti. Lì c'era il Dossello, poi... Vedete, queste sono altre due immagini che ci aiutano a renderci conto di qual era l'ambiente naturale, il paesaggio che caratterizzava perlomeno tutta questa grande parte di Villa Santa, no? E tutto questo, come si accennava prima, non c'è più, no? Perché con gli anni 60 le nostre rogge, tutte, anche il torrente Molgorana, furono intubate e sotterrate. L'unica che sopravvive è il Lambretto, anche perché lei ha una storia un po' diversa. Furono gettate qui le tubature, dopodiché l'acqua fu fatta defluire nelle tubature, tutto il resto poi ricoperto a creare il sedime di nuove strade. Questa qui è la via Negri, se non sbaglio, vedete che tutto fu ricoperto poi con delle strade, con nuove aree, nuove assi viari. Questo è quanto. E quindi si può, no, mi sembra di poter rappresentare la fine, no, la morte di queste rogge come un segno, un discrimine, no, significativo della fine di un mondo vero e proprio, no? Si può quasi parlare, anche qui con un parallelo un po' forzato, di un prima della Gallarana e dopo la Gallarana, non tanto perché furono loro a disegnare completamente, no, il territorio, ma perché sono emblematiche di un passaggio da un mondo ad un altro, no? Che cosa è successo? Un po' l'abbiamo vissuto tutti, no? Con gli anni 60 del Novecento inizia un'opera di urbanizzazione, di antropizzazione di tutto il territorio,
che non va a modificare, no, questa realtà precedente, ma la stravolge completamente. A volte a me piace pensare, no, se un nostro concittadino di fine Cinquecento fosse stato catapultato qui sul nostro territorio negli anni 30, probabilmente avrebbe colto, insomma, inevitabilmente le modifiche, modificazioni, come si, le trasformazioni, ma sarebbe comunque riuscito a orientarsi, comunque avrebbe individuato quelli che erano i punti di riferimento, no, essenziali. Se purtroppo invece gli fosse successo di essere catapultato negli anni 70-80, avrebbe perso completamente ogni possibilità di orientamento. Quindi è un po' questo, insomma, allora che mi premeva un po' trasmettervi, no? La Gallarana come il segno che, di un mondo che è sparito non neanche tanto tempo fa. Penso che qualcuno di noi ha fatto ancora tempo a bagnare i piedi dentro una di queste rogge, no? Ma sembra veramente quattro secoli fa, no? Invece è veramente poco. E questo non tanto e solo per una sorta di richiamo nostalgico al mondo che fu, no? Il mondo che è arrivato è chiaro che ci ha portato un sacco di vantaggi, di benessere e quant'altro. Unica roba, uno dice, ma si doveva per forza fare così? Insomma, era proprio obbligatorio che le nostre rogge, come c'era la Gallarana, diventassero delle aree di discarico a cielo aperto? Forse no, si poteva comunque riuscire a mantenere, insomma, no, un pezzo di questa realtà, no, di questo nostro paesaggio ambiente ormai assolutamente cancellato. A Milano stanno pensando di recuperare i Navigli, no? Insomma, qui ci sembra un po' più duro, no? Per quanto noi, insomma, abbiamo cercato di stare dietro a Milano con le nostre rogge, ma diventa estremamente, forse totalmente improbabile. Però magari questo tipo di riflessione ci può aiutare non tanto guardando al passato, ma guardando al futuro, no? Per cercare di capire che la Gallarana è stata una delle realtà, insomma, delle ricchezze più importanti del nostro territorio. Chiaramente poi io ho tralasciato tutto l'aspetto storico che c'è dietro questo, perché siamo in un contesto geografico, quindi insomma mi sono attenuto, perché sennò dovevamo restare in qualche modo un paio di giorni qui a discutere fra di noi. Però se volete, se andate sul sito Storia di Villa Santa, lì trovate molto di più. Ecco, vi ringrazio e... Bene, grazie. Rimaniamo nell'ambito geografico, però calato in una storia della mia famiglia, nell'ambito sempre della Roggia, legata al fiume Lambro, alla Roggia. Perché? Perché il mio bisnonno abitava alla Foletta, che è esattamente quell'agglomerato di case sul Lambro che troviamo oggi dopo il cimitero, andando verso Biassono, dopo il cimitero di Monza. E probabilmente lo scrivo, lo espongo abbastanza in modo specifico nel mio capitolo, probabilmente lavavano già i panni in quel della Foletta. Ma come diceva prima giustamente Giorgio Brambilla, il Lambro soffriva di livelli scostanti, a volte addirittura con poca acqua. Quindi probabilmente per questo motivo e per altri che erano, come succedeva anche alla Villa Vecchia che prima abbiamo visto, quando veniva l'acqua alta dovevano andare al primo piano ad abitare, perché per una settimana le cucine ai piani terra venivano invase dall'acqua. Probabilmente stanchi di questo vengono, quindi prima il bisnonno lavorava e faceva il lavandaio sul Lambro, successivamente si trasferiscono a Cascina d'Ossello dai Dossi, proprio quelli che spiegava prima Guido, verso il Lambro.
e da prima hanno i tini, poi costruiscono la casa e lavorano con i tini sulla Ghiringhella, che è l'altra roggia. Nel 24 il nonno costruisce invece la casa sulla roggia Callarana, comprano i terreni dalla contessa della Somaglia e lavorano sulla roggia Callarana con questi tini. Da prima, proseguendo nell'attività di famiglia, coi carri vanno avanti e indietro da Milano, ritirano la biancheria, ritirano le lenzuola e quant'altro. Poi piano piano inizia la vera e propria sbianca dei filati e dei tessuti. Qui si dotano di pozzi e di vasche fatte in cemento e servono per il candeggio che viene praticamente eseguito con l'utilizzo di ipoclorito. In queste vasche venivano calati i tessuti oppure le matasse di filati, soprattutto di lino ma anche di cotone. Qui ci sono due mie zie che sono testimoni perché l'hanno fatto di mestiere, una è la zia Graziella e la zia Anna, che adesso non vedo, l'hanno fatto da giovane. Cosa succedeva? Che immergevano, lasciavano macerare 24 ore questi tessuti e questi filati nell'ipoclorito, sempre a livello molto blando come concentrazione. Dopodiché lavavano e cercavano di neutralizzarlo utilizzando il bisolfito, ma lo facevano in modo talmente rudimentale, talmente approssimativo, che probabilmente delle tracce di cloro rimanevano ancora presenti sul filo e sul tessuto. Dopodiché l'asciugamento avveniva sui campi. E qui vediamo una foto, questo dopo andiamo a vedere anche lì, eccolo qua, questo è emblematico perché io da piccolino e penso tanti altri vedevamo tutti questi campi che erano tutti immersi nel bianco dei tessuti. Questi tessuti c'erano delle palificazioni con dei fili che venivano puliti tutte le mattine, vedevi questi uomini con gli stracci che passavano, questi fili di rame, di fili di ferro, e poi iniziavano a stendere le tele. Il particolare che è comprensibile che quando era la brutta stagione praticamente l'attività veniva a mancare, non potevano più asciugare i panni. Cosa succedeva? Che l'azione del sole e dell'aria, in presenza dell'ipoclorito, sviluppava, dava ossigenazione e quindi la sbianca. Un particolare che nel primo dopoguerra porta ad un incremento delle produzioni, perché le famiglie si dotano di questi grossi stanzoni che si chiamavano asciugatoi, che erano nient'altro delle stanze molto alte, 7, 8, 10 metri, dove raggiungevano con le pezze sulle spalle, parliamo di 30, 40 e 50 kg, tra l'altro avevano fisici possenti, li portavano su, c'erano dei pali, e da lì venivano stesi questi tessuti. L'aria veniva insufflata, l'aria era riscaldata con delle caldaie che andavano a carbone. Quindi immaginiamoci la fatica ad alimentare con il carbone le caldaie, poi le pezze portate su, portate giù. E questo però cosa comporta? Che li portano a lavorare, oserei dire 24 ore su 24, perché io di notte avevo la camera dove dormivo, il muro dall'altra parte c'era l'essiccatoio e l'essiccatoio andava giorno e notte.
Questo comporta una certa ricchezza, perché lo sviluppo passati dai campi alla produzione porta incremento di metri. Alla fine degli anni 50 arrivano queste macchine che a loro volta stirano, apprettano e asciugano il tessuto, e lì un ulteriore incremento di produzione. Arriviamo agli anni, no, le macchine erano italiane, solo che erano sempre rotte, perché la meccanica era quella che era, mi ricordo io, che era la manutenzione continua. Cosa succede? Che un particolare che era un po' comune nel nostro settore, che su queste macchine dove si stirava al 90 di altezza per fare le federe delle lenzuola, si stirava al 150 per fare le lenzuola e tovaglie, si stirava il 240 che era classica l'altezza per le lenzuola, solo che alla fine degli anni 60 c'è questa esplosione dei costi dell'energia e quindi la necessità di dire ma noi sprechiamo tutta questa energia, quindi la suddivisione dei macchinari da macchinari alti per le altezze alte e macchinari bassi per le altezze basse. Questa è stata un po' l'evoluzione, la storia della nostra famiglia. Adesso mi sono dimenticato tanti altri particolari. Ecco, se noi vediamo sulle fotografie, prova a andare dietro. Una cosa che ci tengo a dire è che, come diceva prima giustamente Giorgio Brambilla, l'attività che si svolgeva, c'era l'attività del lavoro nell'azienda, ma erano le persone, erano un po' contadini, un po' agricoltori, un po' andavano a lavorare, le famiglie era un misto un po' di tutto, non è che facessero solo il lavandaio, facevano il lavandaio, poi allevavano i conigli, allevavano i polli, era una fattoria. Praticamente io quando sono nato davanti c'era l'azienda, dietro c'era la fattoria. Ed era un po' un sistema che giustamente ha descritto bene Giorgio, un sistema un po' di tutta la nostra parte. Ecco, qui vediamo il tessuto che viene passato da questa fularda rudimentale, praticamente dopo la sbianca cercavano di lavarlo, li vedete i getti d'acqua che spruzzano, prima entravano nella vaschetta, poi dopo spruzzavano per cercare di risciacquare, di togliere l'ipoclorito di sodio. Dopodiché venivano messi su questi carretti, le vedete, in fianco, provo ad andare alla foto, no, avanti. Qui c'è questa che la qui è un po' nel magazzino, in fondo c'è una caldaia, forse quella dopo, ci tengo, beh no, questa non è sicuramente la roccia, è una foto dove si vedono le lavandaie sui fiumi, prova, questa è una stireria, questo ci arriviamo dopo, torna indietro un attimino perché... Ecco, se vedete, questa è la siviera, così chiamata perché poi arrotolavano questi tessuti su dei subbi, ma lì in fianco, lo vedete che c'è un torchio, era la pressa, vedete che ci sono delle pezze incartate e erano attesa, facevano il mucchio di pezze, poi le stringevano, facevano girare queste ruote, con la pressa schiacciavano il tessuto, altro sistema molto rudimentale, per schiacciare il tessuto, per conferirgli questa mano scivolosa, perché i tessuti erano pesanti, erano ruvidi,
e avevano bisogno di conferirgli una mano un po' più accettabile. Tenete presente che li lasciavano, poi quando li consegnavano candeggiati, li tenevano 6 mesi nelle cantine per aspettare che si togliesse quella ruvidità che era data dal canteggio e dalle operazioni di chimica. Sto cercando di ricordare altri particolari. Ecco, sempre legata al discorso, lo vedete qua, vedete che c'è uno scroscio d'acqua abbastanza abbondante, perché ormai lì era stata abbandonata la roggia e lavoravano con l'ausilio dei pozzi. Pozzi che ancora oggi noi abbiamo i pozzi, abbiamo l'acqua a 12 metri. Forse l'acqua si era abbassata la falda negli anni, penso, 70-80, quando c'era tanta industria che prelevava. Se pensiamo a Milano, le cantine, quelle più profonde, sono state invase dall'acqua, che ovviamente la Breda, la Falck, la Pirelli non estraggono più acqua e le falde si sono alzate notevolmente. Diciamo che noi preleviamo tutti i giorni 200-300 metri cubi di acqua tutti i giorni, ma l'acqua, io ho 64 anni, non si è mai abbassata un giorno, e sempre c'è un fiume sotto che probabilmente scorre, è quello che prima ha documentato Brambilla. Possiamo andare. Ecco, qua ho portato alcune foto del finissaggio di oggi. Siamo passati dagli anni 60, dove facevano questa lavorazione per tessuti, per le lenzuola, per la biancheria, per la casa. Piano piano, nel 73, siamo andati su operazioni un po' più, fine anni 60, inizi anni 70, operazioni un po' più complesse a livello di tintura, che si inizia a fare, inizio mio padre nel 62, finissaggi di impermeabilizzazioni, cose molto particolari, quindi facevano tende olona, tende da campeggio, lenzuola, un po' tutto insieme. È arrivato nel 73 con la crisi energetica. Quando arrivo io in azienda, l'argomento è trovare qualcosa dove si riesce a recuperare dei prezzi più remunerativi, perché con l'innalzamento dei costi non ce la facevamo più. Tante aziende lì hanno dovuto chiudere. Quindi poi, pian piano, nel 78, si inizia ad avere l'esigenza di andare su tessuti per abbigliamento, però lo scoglio è che i tessuti di abbigliamento richiedono una qualità molto più alta e gli impianti dei quali eravamo dotati non erano in grado di soddisfare. Ci siamo arrivati dopo nell'86, 87, 88 con la riconversione, cambiata completamente tutta la lavorazione, l'ausilio del computer per le ricette, perché prima eravamo considerati un po' degli untori, perché c'era il tintore che decideva se doveva mettere il 3%, il 2% o l'1% di colore, a secondo andava un po' a intuizione e con l'esperienza. Nell'88 si iniziano a fare le ricette, a studiare le ricette con l'ausilio dello spettrofotometro, e lì è stato il salto determinante, perché oggi la nostra clientela sono gli stilisti di tutto il mondo, a volte ti arrivano dei pezzi di tessuto, dei pezzi di filato, dei pezzi di legno, dei pezzi di plastica da riprodurre, e con l'ausilio dello spettrofotometro e di un laboratorio che lavora assiduamente, si riesce a tirar fuori delle ricette, ed è un po' quello che oggi noi riusciamo a fare. Sono dei tessuti di molto performanti, molto particolari,
tessuti che sono elasticizzati, spesso sono bielastici, e l'ultima tendenza è proprio quella della nuova, dell'ultima collezione che stiamo, alla quale stiamo lavorando da un paio d'anni, che abbiamo chiamato Challenge, sfida, dove questi tessuti hanno la particolarità innanzitutto che sono bistretch, quindi dei comfort enormi nell'indossarlo, purtroppo hanno dei costi altrettanto alti, ma è quello che la nostra clientela si sta chiedendo, delle cose non usuali. La parte invece relativa alla la foto del depuratore, è evidente che il nostro settore è un settore energivoro, quindi oltre a consumare acqua, gas, energia elettrica, c'è anche tanta acqua che viene sporcata. Noi la depuriamo oggi, il nostro depuratore, che è in funzione dal 79, la legge Merli del 78, depura l'acqua e poi scarichiamo in fognatura, ma siamo molto al di sotto dei valori della tabella A. Il depuratore oggi è un asset importante dell'azienda, perché senza di quello non si potrebbe andare avanti. Discorso che facevi dell'inquinamento, di tutto questo invece l'ho portato, è l'abbattitore dei fumi. Abbiamo appena presentato l'autorizzazione AWA unica ambientale su tutto, dal rumore all'inquinamento olfattivo, l'abbattimento dei fumi, la depurazione delle acque. È una bella sfida e noi ce la mettiamo tutti i giorni per stare in piedi e andare avanti. Ringraziamo, insomma, avete capito che intorno a questa Gallarana poi alla fine ce n'è di cose, insomma, un po' da raccontare, quanto, no? Magari uno non ci pensa, quanto ha determinato, no, la presenza sua e delle altre rogge per il disegno complessivo geografico e storico del nostro paese. Quindi ringraziamo la Gallarana e salutiamo tutti voi.